Intanto, buonasera. Volevo sapere dal signor Beppo perché, che ci spieghi, che faccia una didascalia a quella fotografia in cui si vede lui disperato, proprio così, con le braccia proprio cadute. Ecco, che cosa ha provato quando allora, ha sentito questo? Ecco, allora, la, che cosa, ecco, prego. Provato. Arrivavano notizie di questo decreto che stava arrivando. Avevamo già delle feste, prenofeste, dei pranzi, delle cene prenotate e li hanno disdette. Poi sono lì un po', vedo i miei figli che tutti e due collaborano con me, tutti e due che giravano a vuoto, una ragazza che ci dà una mano qui al bancone, che è qui da un po' di anni, è molto brava, che aveva le lacrime e mi dice: non voglio perdere il posto di lavoro. E lì ho avuto un momento di sconforto. E a mia insaputa mia figlia ha fatto una foto e l'ha fatta girare, io non mi sono neanche accorto, mi sono accorto solo quando l'ho vista nei social. E quindi il momento, veramente, quando ho sentito queste notizie, noi abbiamo un locale che apre di pomeriggio e fa fino a mezzanotte circa, i nostri clienti arrivano alla sera. E quindi questa è stata proprio una mazzata, perché proprio per noi è proprio chiuso tutto, anche se dobbiamo dire che il sabato e domenica sono giornate che lavoriamo anche di pomeriggio, abbiamo una gelateria e qui due giorni li apriremo per farci vedere che siamo vivi, che abbiamo ancora il cuore che batte. Non so se abbiamo convenienza di tenere aperto, allora, però scusi, vogliamo dare un segnale che permetto, siamo vivi. Signor, posso chiederle qual è il fatturato della sua azienda? Ma può variare dai 400 ai 500 mila euro l'anno, secondo l'annata. Certo, quindi, che quest'anno sarà non dura, durissima. Dottor Soppani, quindi al signor Tonon quanti soldi andranno da questo decreto? Allora, il signor Tonon deve considerare il delta di fatturato aprile 2020 su aprile 2019. Sulla differenza, siccome lui fa da 400 a 500 mila euro, viene applicata la percentuale del 15%, essendo ristorante al raddoppio di quello che è stato l'indennizzo che ha ricevuto a maggio di quest'anno. Signor Tonon, quest'anno il suo fatturato rispetto all'anno scorso quant'è di meno? Io credo che se arriviamo al 40% quest'anno è già un grande successo, 40%. In quanto abbiamo il periodo che abbiamo tenuto chiuso, ma poi per due mesi, diciamo, per riprendere un po' il ritmo sono passati due mesi. E però tutta la parte, perché noi abbiamo anche una zona banchettistica, quella lì è saltata quasi tutta, e sarà rimasto in piedi forse il 10%. Vorrei anche approfittare di salutare e ringraziare il nostro presidente Zaia, che è sempre molto vicino a noi, che ci dà una grande vicinanza. Grazie presidente.